Termina 0-0 il big match del campionato di eccellenza tra Stresa ed Orizzonte United. Una gara decisamente molto più vivace nel primo tempo, più scarna di occasioni nella ripresa. Ma andiamo in cronaca a vedere quanto è successo nella partita. Ci prova subito lo Stresa, il bel cross di Diorio. Da pochi passi colpisce di testa Faraci, ma Mordenti para. Un minuto dopo controllo e tiro di Tiboni, ma la conclusione termina alto. Al nono si fanno vedere anche gli ospiti, ma sul tiro cross di Valenza nessuno è pronto ad intervenire. Al 17esimo ancora lo Stresa a farsi vedere, Cabrini per Tiboni che però calcia a largo. Al 19esimo Tiboni per Faraci e l'azione poi sfuma in corner. Al 25esimo altra occasione con il cross di Tiboni con Faraci che mette fuori da pochi passi. La più grande occasione arriva alla mezz'ora per lo Stresa con il tacco di Cabrini nel controllo che poi si invola verso la porta, viene esteso da Benincasa, viene estratto il cartellino rosso, anche se il fallo è fuori area viene dato il rigore. Dal dischetto si presenta Cabrini, ma Mordente è bravo a parare, poi anche la successiva respinta di Micheli. Nella ripresa ben poche le occasioni, al quarto ci prova il capitano dell'Orizzonte United Scutti, ma la sua punizione viene parata. Al 18esimo un tiro di Cabrini non inquadra la porta. Al 25esimo è bravo Cremonte in chiusura. Al 38esimo sull'angolo di Tiboni Lipari prova il gran gol di tacco, ma la palla non trova la porta. All'ultimissima occasione e per gli ospiti con Beretta che da pochi passi si fa ipnotizzare da Barantani. Termina così 0-0 il big match tra Stresa e Orizzonte United.